Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Questi versetti del Vangelo che abbiamo ascoltato si possono interpretare in diversi modi, ma qui mi interessa sottolineare due aspetti. Il primo è l'importanza della scrittura, indicata con legge e profeti, cioè l'Antico Testamento, che rimane fondamentale per il credente. Il secondo è l'attenzione al dettaglio. Lo iota e i trattini, i segni più piccoli, sono importanti. Questo per dire che per il cristianesimo la scrittura, la Bibbia, è fondamentale. Questa è una coscienza che la Chiesa ha sempre avuto e ha sempre tramandato nei secoli e ha ricevuto nuovo impulso dopo il Concilio Vaticano II. In Italia dopo il Concilio sono state pubblicate moltissime edizioni della Bibbia in italiano con introduzioni, note, commenti e spiegazioni. Quello che però si perde in queste edizioni molto spesso è l'attenzione allo iota, ai trattini, ai dettagli che nella traduzione spesso non si possono riprodurre. Per questo le edizioni San Paolo hanno pensato a un prodotto innovativo, una serie di volumi dedicata ai singoli libri biblici dove i dettagli non si perdono perché viene pubblicato anche il testo in lingua antica. Nei volumi di questa nuova serie delle edizioni San Paolo, per ogni singolo libro biblico, viene proposta nella pagina di sinistra il testo in lingua antica, greco oppure ebraico ed aramaico, accompagnato nella pagina di destra dalla corrispondente traduzione italiana. La traduzione si sforza ovviamente di essere il più fedele possibile al testo antico e nello stesso tempo comunque di offrire un testo fruibile, elegante e piano per il lettore italiano. Il secondo livello è il commento di tipo filologico, cioè la spiegazione delle singole parole ed espressioni, che giustificano anche la traduzione a volte diversa da quella più diffusa in Italia, e le questioni di carattere storico. È un commento un po' più tecnico, ma formulato in modo da essere accessibile comunque a un ampio pubblico. Il terzo livello è il commento di tipo esegetico-teologico, che riprendendo i dati analizzati in precedenza, spiega il testo nelle sue diverse parti, con un linguaggio accessibile e chiaro e tenendo conto degli ultimi risultati della ricerca esegetica. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Abbiamo riascoltato questi versetti del Vangelo di Matteo. Poniamo adesso attenzione all'idea del compimento, che è la prospettiva che Gesù suggerisce per la lettura delle scritture. I cristiani leggono l'Antico e il Nuovo Testamento dal punto di vista del mistero della persona di Cristo. Per questo, in questa nuova serie, l'introduzione ricolloca tutti i dettagli nella prospettiva unitaria del singolo libro e di tutta la serie canonica dell'Antico e del Nuovo Testamento. In più, siccome il compimento è anche il compimento della storia verso cui la Chiesa è in cammino, e siccome la Chiesa cammina in fedeltà a Gesù Cristo, abbeverandosi alla fonte della parola nella celebrazione liturgica, i volumi si chiudono con una riflessione sull'uso liturgico del libro biblico. Questa riflessione sta alla fine del libro, del volume, non tanto come un appendice, ma come ciò che ricolloca insieme tutti i dettagli e ricorda al lettore che l'interpretazione della Bibbia non è mai soltanto del singolo credente, ma di tutta la comunità cristiana. In sintesi, la nuova versione della Bibbia dei testi antichi delle edizioni San Paolo si presenta come un'opera innovativa ed inedita che costituisce un punto di riferimento fondamentale per chi studia la Bibbia in Italia.